Ciao a tutti e benvenuti a una nuova recensione di Hope Music. Io sono Federico e oggi recensirò Monomania, l'ultimo album dei The World Alive. Allora, chi sono i The World Alive? Sono una band dell'Arizona formatasi una dozzina di anni fa che fanno, come vedremo successivamente nella recensione, lo stesso genere dei Linkin Park, detto molto brevemente. Questo loro album, stando alle parole dello stesso cantante, è insomma un riassunto delle esperienze avvenute a tutti quanti i membri della band negli ultimi 10 anni e in particolare negli ultimi 2. Ad esempio, il cantante parla di un roller coaster di emozioni, vortici, perdite, dolori, superamenti, gioie, altri dolori. Quindi, insomma, un album molto emotivo, molto intenso. Il cantante sempre dice che questo è il modo migliore per concludere i primi 10 anni della band e per iniziare i nuovi 10. Ma entriamo un po' più nello specifico. Allora, quest'album, come già dicevo, è palesemente stesso genere dei Linkin Park. Tant'è che io, semplicemente ascoltandolo, ho detto: ma questo è The Catalyst, cioè, insomma, è praticamente la stessa cosa, solo che i Linkin Park, a mia modesta opinione, sono inarrivabili. Semplicemente unici. Chester Bennington, pace all'anima sua, come cantava, come esprimeva le emozioni, inarrivabile. Niente da dire. Ma già semplicemente dai titoli vediamo delle forti somiglianze tra i The World Alive e i Linkin Park. Abbiamo No Way Out, abbiamo Another Year in the Shadows, abbiamo Numb Love, cioè i Linkin Park mi fanno Numb, che parla d'amore, di un amore perduto, del dolore, e i The World Alive mi fanno Numb Love. Insomma, mi fanno Comfort and Chaos, mi fanno Death is only the end if you assume the story is about you. Insomma, un titolo stranamente lungo, però già il titolo esprime pienamente su cos'è la canzone. Allora, questa band devo dire che mi piace come suona, mi piace il cantante, come si esprime, mi piace tanto, però non mi piace il fatto che sono veramente uguali ai Linkin Park. Cioè, io capisco che fate lo stesso genere, ma fare lo stesso genere non significa fare un album, non dico che pare la brutta copia di un'altra band. Però quasi, perché è veramente, veramente troppo simile. Lo ascolti e pensi a ritmo alterno, in pratica, questi sono i Linkin Park, questi sono i 30 Seconds to Mars, ma per lo più Linkin Park. Quindi, insomma, riassumendo, l'album è gradevole, ci sta, va bene, la band è brava, si vede. Però, insomma, ragazzi, un po' di originalità, distaccatevi da quelli che presumibilmente sono stati un po' i vostri mentori, quelle sono le vostre fonti di ispirazione, perché altrimenti non fareste questo genere, non fareste album di questo tipo. Quindi un po' più di fantasia. In conclusione, io do giudizio finale 6 pinte, proprio perché la band mi è piaciuta, l'album mi è piaciuto, però manca l'originalità. Ricordatevi, concludendo, di spolliciare su questo video, spolliciare sui nostri social, seguirci su YouTube se volete seguire altre recensioni di questo tipo, altre recensioni musicali, interviste a gente famosa sempre nell'ambito musicale e ci vediamo alla prossima.